In questo video voglio parlarti di come ottimizzare il riscaldamento e soprattutto capire il perché risulta essere una parte fondamentale per quello che è lo sviluppo fisico delle abilità della tua squadra. Il riscaldamento normalmente è un momento abbastanza sottovalutato all'interno della seduta di allenamento. Viene banalizzato. All'inizio di ogni seduta abbiamo 15-20 minuti di lavoro da poter investire per quelle che sono le performance della nostra squadra. A me non piace neanche chiamarlo riscaldamento. Preferisco chiamarla attivazione o pre-training. È assolutamente centrale pensare di dover innalzare la temperatura corporea, perché questo fa sì che le contrazioni muscolari siano più efficienti e noi siamo più garantiti nei nostri movimenti. Funge anche a titolo preventivo su alcuni traumi che possono derivare dall'attività stessa, però non è assolutamente solo questo. Se ci ragioniamo, è un volume di tempo che nella nostra stagione può portarci dei grossi risultati. Io sono solito organizzare il mio riscaldamento in questa condizione. I primi 3-4 minuti di lavoro sono dedicati all'innalzamento della temperatura corporea. In funzione della temperatura ambientale c'è bisogno di investire più o meno tempo. Devi averne un po' più cura se fa più freddo. Passata questa prima frazione, investo sulla mobilità articolare. Cerco di ridurre la viscosità muscolare e rendere i movimenti più fluidi. Mobilità articolare e stretching, perché i tempi in cui dobbiamo raggiungere certi gradi di elongazione devono essere più rapidi, aderenti a quella che sarà poi la parte tecnico-tattica che andremo ad eseguire sul campo. Mi restano 6, 7, 8 minuti del mio pre-training da poter investire in funzione di quella che è la giornata. Se siamo reduci da un periodo in cui il carico è molto importante e quindi i miei atleti sono un po' più affaticati piuttosto che un po' più rigidi, mi indirizzo su una fase preventiva e vi rilascio il mio fasciale. In particolare, se parliamo di prevenzione degli arti inferiori, parliamo di lavoro su superfici instabili. Devi sapere che se lavoro sulla superficie instabile, riduco in acuto, quindi nelle fasi immediatamente successive alle esposizioni del lavoro sulla tavoletta propriocettiva piuttosto che dello schivi, la capacità di salto dei miei atleti. È semplice capire che se io faccio questa fase prima di una fase di lavoro intenso tecnico-tattico, probabilmente posso inficiare le prestazioni di quelle che sono la mia squadra stessa. Quindi, seppur importante, la prevenzione va inserita e ciclizzata nei momenti più adatti. Grande importanza la do anche alla mobilità articolare. In particolare, se sono rigido ma non ho grandi dolori, mi affido molto al massaggio fasciale, a tutte quelle attività condotte con il foam roller per poter rilasciare tessuti che impacchettano i muscoli. Fondamentale anche a questo a livello preventivo per salvaguardare articolazioni e future possibili infiammazioni da sovraccarico. Se invece il nostro gruppo è fresco, possiamo inserire nuovi stimoli di allenamento. E in particolare io mi focalizzo su tre grandi macro obiettivi. Il primo è la coordinazione, il secondo è l'agilità, il terzo è la velocità. Questi tre parametri sono tutti correlati. La coordinazione è la capacità del singolo soggetto di poter figurare nella propria testa un movimento e riproporlo il più fedelmente possibile nella realtà. Se parliamo di agilità, abbiamo la componente coordinativa inserita su un sistema di rapidità. Devo coordinarmi in maniera veloce. Assolutamente centrale per quelle che sono le esigenze dello sport che andiamo a condurre. La velocità invece è assoggettata a degli stimoli più semplici imposti al massimo grado di tensione muscolare, di frequenza di appoggio se parliamo di piedi, di capacità di espressione di forza in unità di tempo più brevi da parte della nostra squadra. Prima mi occupo delle cose di dettaglio, quindi la coordinazione. Poi applico sempre a crescere questa coordinazione su degli stimoli un po' più
semplici, ma sempre condotti a una rapidità più importante, per poi indirizzarmi unicamente alla conduzione più grezza, i gesti stabilizzati, che però i miei atleti conducono in maniera rapida ed automatica, senza dover pensare a gestire il movimento. Non ti dimenticare mai che, essendo il pre-training, in fase iniziale della seduta di allenamento, il sistema nervoso centrale è pronto e reattivo a percepire e elaborare nuovi stimoli. Capite bene che abbiamo molto valore da poter portare, dobbiamo soltanto partire in maniera organizzata, essere consapevoli ed avere delle competenze tali per cui ci possano permettere di ottimizzare delle abilità che sennò potrebbero essere disperse e non lavorate in maniera adeguata per mancanza di quello che è il tempo. Intanto ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!